vedere ragazze seminude o nude, nell'armonia del corpo in movimento è bello. Non rompetemi le palle, né rompetemi a loro. Guardatele piuttosto, e se siete fortunati, baciatele, e anche fidanzatevici, purché dopo fidanzate, non diciate loro di smettere di danzare seminude o nude. Se avete quell'idea, piuttosto astenetevi. È una sera nei posti dove si sente la musica gratis e la poesia. E ci mandiamo gli SMS se appena un giorno restiamo lontani e ci diciamo di odori e ci diciamo di altri amori. Ma se noi la casa è piena di scatoloni e lo yogurt del discount da 1 euro al chilo, a un'ora qualsiasi facciamo l'amore e ci addormentiamo nudi e ci stupiamo che sia passato il tempo, ma pazienza, lui passa. Noi per mano, noi tu, come puoi pensare che ci manchi qualcosa? Quantomeno dal punto di vista scientifico, biologico, sono anch'io al momento un essere vivente. E sono in ansia per te. Una parola me la potresti dire, o concedermi almeno lo sguardo buono che forse concedi ai ragni e agli scorpioni, che tutto sommato credo di essere meno velenoso di loro e più in ansia di loro per te. Anzi, guarda, secondo me ai ragni e agli scorpioni di te non gliene fotte un cazzo. Ci dà più pace un addensarsi di nubi grigie piuttosto che questa bellissima giornata di dicembre. Il raggio d'oro ci traversa e noi che siamo di un'altra materia, più vile e viva, Dio, più vile e viva. È la cosa che vediamo illuminata è il nostro sfarci, il nostro andare in nulla.